Allora, la nostra partecipazione alla marcia del colore della terra è stato un modo molto pratico e forse anche utile per fare un salto dentro quella finestra aperta dagli zapatisti fin dalla loro insurrezione del 1994 e per comprendere meglio come la lotta di un popolo indigeno sia riuscita a parlare alle lotte di molti movimenti in tutto il mondo. Per quello che mi riguarda, sono uno che si lascia attrarre o respingere, dipende dalle situazioni, oltre che dalle idee, anche dal linguaggio usato e dal tono nel comunicarle. Gli zapatisti hanno da sempre usato un linguaggio e un tono molto vicini alla mia sensibilità, e per me la sensibilità è molto importante. Il loro modo, in qualche maniera sempre poetico, di descrivere anche la loro difficile situazione e le loro rivendicazioni mi ha colpito da subito. Le loro azioni, naturalmente, sono sempre state molto concrete, dettate anche dal fatto di essere un'organizzazione militare, non dimentichiamo che le ZN si chiama esercito, quindi è un esercito, ma allo stesso modo avevano sempre un che di romantico, sia nei loro comunicati che nel modo di comunicare. Per esempio, hanno usato molto spesso la figura retorica dell'ossimoro. Faccio due esempi tipici. Il passamontagna non serve a nascondersi, bensì a essere visibili, riconoscibili. Oppure, il nostro esercito è particolare perché si sta proponendo di smettere di esserlo. Fin dagli albori, quindi, hanno usato questi ossimori e li hanno usati usando la rete che a quegli anni era agli inizi e quindi li hanno posti a livello globale. E hanno descritto in questa maniera la globalizzazione stessa come un ossimoro, cioè meno persone con più ricchezze, queste ricchezze prodotte da più persone con meno ricchezze. Questa evidenza che è stata portata alla luce dallo zapatismo è stata decisiva anche per la nascita del movimento che si è chiamato No Global, pur essendo un movimento globale, anche questa volta, diciamo in qualche maniera, un ossimoro. Ora sono passati 20 anni da quella marcia zapatista e se devo citare un episodio di quella nostra partecipazione, vorrei ricordare quello che ho anche descritto brevemente all'interno del libro La Settima Chiave, che descrive la nostra partecipazione a quella marcia e racconta di quando siamo arrivati in questo posto dove anche il nome del paese, se non ricordo male, dice che è un posto dove non piove mai e soprattutto in quella stagione in Messico non piove mai e invece il classico Messico e nuvole si è trasformato in un inaspettato Messico e pioggia, tantissima pioggia, proprio molta, molta. E quella pioggia ha segnato anche il nostro, in maniera decisiva, il nostro viaggio, perché da quel momento Marcos ci ha praticamente presi in considerazione per fargli in qualche maniera da guardia internazionale. Quindi cosa posso dire? Cosa abbiamo imparato dagli zapatisti da quella marcia? E dal loro sguardo lungo, lungo centinaia d'anni di lotte, che l'imprevisto, nel nostro caso nella marcia, quella pioggia assolutamente imprevista, a volte irrompe sul prevedibile e apre delle possibilità, ce l'ha aperte a noi. Naturalmente poi sta a noi, come sempre, fare il resto come movimenti e a volte questo imprevisto irrompe imprevedibile, a volte bisogna farlo irrompere. Ecco, questo è l'insegnamento degli zapatisti, a mio avviso.